se guardi una partita in bianco e nero e sei abbastanza grande per ricordarla, prova a chiudere gli occhi per un momento. Sentirai gli stessi odori di quel periodo. Ti sembrerà di tornare indietro nel tempo. Ora apri gli occhi e vivi le stesse emozioni di allora. Domenghini scambia il pallone con Jair, ancora l'1-2 con Domenghini, con l'esterno destro verso Bedin, la finta scivola, Bedin riesce a conservare l'equilibrio, poi con Corso lo scambia in area, il gol davvero molto bello di Bedin, con l'esterno destro riesce a cogliere l'incrocio dei pali. Facchetti lungo per Boninsegna, spalla la porta, ancora Bonimba sul pallone, poi il capitano Mazzola la finta, si accentra in mezzo, la ribattuta, fuori il pallone per Bertini, sinistro violentissimo, pallone sotto l'incrocio dei pali, gol fantastico di Mario Bertini. L'Inter con Giampiero Marini, la sua conclusione ribattuta dalla difesa, pallone in mezzo, ancora Muraro in area di rigore, lo scodella in area di rigore, sempre fuori dall'area, la conclusione micidiale di Marini. Facchetti insegue il pallone, ancora Facchetti che osserva il piazzamento dei compagni, scambia il pallone con Mario Lino Corso, il quale si invola verso l'area avversaria, la conclusione precisissima di Mario Lino Corso, il gol di Corso, pallone che finisce nell'angolino più lontano. L'Inter sta passeggiando sul campo del Mantova. È incontenibile in contropiede dilaga. Inarrestabile lo slalom di Sergio Pellizzaro. Thank you.
L'Inter, in vantaggio di misura, chiude il match con il suo uomo simbolo. Controlla la palla di sinistro. Il tempo di alzare la testa e la palla è già nel 7. Squarcia l'area, la saetta di Sandro Mazzola. L'Inter ospita il Cesena e regala spettacolo. Lascia incantato tutto San Siro, l'invenzione di tacco di Roberto Bonissegna.